Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come stai prima di tutto? Beh, sono molto emozionato, sono molto felice e sono contento che ho fatto, proprio oggi, ho fatto la prima video lezione per parlare un po' con i ragazzi ed è stata molto positiva, mi hanno applaudito, sono stati molto contenti, si sono molto trovati con affinità a me, cioè non c'è stato nulla di negativo, anzi mi hanno chiesto di rivederci. Ecco, lì vicino a te c'è il presidente del MOIGE, a fianco di Edoardo Lucarelli, e poi la tua mamma, il tuo papà, che saluto e poi ci parliamo. Anzi, volevo solo sapere come sta la mamma e poi Edoardo ci racconta quello che succede oggi. Paola, come va? Sì, esatto. E oggi è una giornata speciale, come hai detto prima. Buongiorno a tutti i tuoi ospiti, sono molto felice. Pensavi di riuscire a cavartela in tutta questa situazione, che tuo figlio stesse bene in quei momenti terribili del coma, in cui veramente noi ti avevamo in diretta quei giorni con grande ansia da parte di tutti quanti, tutti gli italiani? Paola, sono commossa nel dirtelo. No, non pensavo che sarebbe andata così. Anzi, mio figlio, ripeto, è un miracolato, resta un miracolato e speriamo sempre di andare avanti in meglio. Vittima di bullismo, però anche ancora più di bullismo, di un atto delinquenziale, perché gli è stato sferrato un pugno in una stazione veramente da un ragazzino, da un minorenne, per niente, senza motivo. Allora, Edoardo, a te. Eh sì, come dicevi, è stata una storia davvero triste, ma adesso, 7 mesi dopo, è una giornata particolare. Giuseppe Pio è protagonista di una giornata particolare. Grazie al direttore generale del MOIGE, il Movimento Genitori, nonché cofondatore, il dottor Antonio Affinita. Che cosa accadrà adesso tra pochi secondi? Beh, tra pochi secondi rispondiamo a quel desiderio e nello stesso tempo all'accoglienza di una sfida che Giuseppe Pio desidera fare, trasformare la violenza in un atto invece di impegno, di solidarietà, di attenzione verso l'altro, riuscire a cancellare con l'impegno quello che è stato un episodio gravissimo della sua vita e quindi diventare uno degli ambasciatori del MOIGE contro il bullismo. Il MOIGE è un'associazione, come sapete, che è impegnata da anni contro il bullismo, cyberbullismo, pericoli del web e tutto ciò che riguardano le discriminazioni dei nostri ragazzi. Lui diventa protagonista e quindi ho piacere, perché ha fatto anche un itinerario di formazione, oggi è stato il suo primo incontro, come ha raccontato in questo caso in webinar con la Scuola Parco degli Acquedotti di Roma, con grande successo, e adesso ho piacere di nominarlo formalmente ambasciatore del MOIGE in questa grande viva battaglia di civiltà e di solidarietà. Procediamo con la nomina, eccoci. Nomino ambasciatore del MOIGE contro il bullismo, contro le violenze, contro tutte le discriminazioni. Grazie, grazie anche a te per l'impegno che metterai in questa iniziativa, certo, per trasformare la violenza in gentilezza, in amore, in amicizia. Ma non finisce qui perché oltre all'attestato, che cosa abbiamo qui? L'attestiamo, lo passiamo un attimo a mamma. Il cappellino del MOIGE. La maglia identificativa degli ambasciatori. È la maglia identificativa. Con una scritta importante, contro il cyberbullismo. Ecco qui, la divisa degli ambasciatori che si uniscono anche alle centinaia di altri ragazzi che sono presenti sul territorio nazionale. Pio, contro la violenza per l'amicizia. Grazie. Posso fare un attimo i complimenti a Giuseppe, per favore? Posso fare i complimenti a Giuseppe? Giuseppe, buongiorno, sono Alessandro Cecchi Paone, siamo colleghi, io sono ambasciatore dell'Associazione Italiana contro Bullismo e Cyberbullismo, quindi facciamo adesso la stessa cosa e sono molto curioso, oltre a farti tanti complimenti per quello che fai e farai, di sapere che cosa stai dicendo e dirai in queste chiacchierate con i ragazzi, qual è il concetto di fondo che trasmetti loro.
Io trasmetto molta positività e trasmetto molto affetto anche nelle minime cose. Cerco comunque di aiutare il più bisognoso, cerco comunque di aiutare la gente sia mentalmente e fisicamente, di aiutare comunque il prossimo, perché comunque non è giusto che la gente sotto forma di bullismo o di provocazioni cerca comunque di abbattere un altro individuo. È una cosa sbagliatissima da fare e cercheremo in tutti i modi di superare questa ondata di bullismo. Cosa ti chiedono? Ma aspettate un attimo che c'è Francesco Frodella che vuole intervenire, che ha seguito questa storia con noi. Adesso la ripercorriamo un po' perché dobbiamo veramente ricordare quello che è accaduto. Francesco, ciao. Allora, Eleonora, buongiorno. Giuseppe non è solo un ambasciatore, è un eroe, quindi davvero bravo. Il tuo messaggio, la tua forza deve essere l'esempio per tutti i ragazzi. Ringrazio anche il Moige da giornalista, perché davvero ha fatto tanto e sta facendo tantissimo per sensibilizzare l'opinione pubblica. Giuseppe è stato vittima, lo sappiamo tutti, di un'aggressione pazzesca, è stato miracolato perché è riuscito ad uscire dal coma, quindi a riprendersi, a iniziare a ricominciare, a riprendere in mano la propria vita. Adesso Giuseppe devi correre, devi insegnare a tutti la solidarietà e il bene, perché tu puoi farlo, hai un grande cuore, io ne sono certo, e tutti noi giornalisti siamo fieri di raccontare storie come quella tua, a lieto fine, di un ragazzo che ha tanta voglia di insegnare agli altri davvero il bene, l'amore. Vediamo quello che era successo, dunque, copertina. Incitavano comunque a picchiare, a menare. Io comunque ho pagato le conseguenze di altri. Non c'era nessun motivo per farlo, anche perché io sono stato il primo a dire andiamo a berci qualcosa insieme piuttosto che litigare per una stupidaggine. Quando mi hanno detto che era in coma, sentivo dentro nel mio profondo del cuore che non poteva abbandonarmi mio figlio. Oggi è una grande gioia, anche se il percorso è lungo, però oggi averlo vicino così e in piedi per me è un regalo grande, 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 grande. Love of my life. Ora vedo Paola piangere, commuoversi. Laura, queste sono le belle storie che... Ma sai, Eleonora, che per fortuna sono andate andata a finire, sai, bene, Eleonora, ma no? Avrebbe potuto morire. A parole combattiamo tutte la violenza, no? Invece Giuseppe è un esempio, il che è diverso, perché Giuseppe ha subito una violenza e è stato in coma e stava per morire. E nonostante questo... Non ha covato rabbia, non ha covato risentimento, non ha covato un senso di rivalsa, ma invece, come ha detto lui, come vedo la mamma che annuisce, cioè vuole portare un messaggio di speranza e di pace. Quindi viva gli esempi, al di là poi delle parole, appunto. Ecco. Lui è un esempio. Complimenti, Paola. Giuseppe, bravo, sei veramente un ragazzo dal cuore d'oro. Paola, complimenti alla mamma. Ho visto che ti sei commossa, pensa che quando c'è stato quell'abbraccio fra voi due, anzi fra voi tre, perché c'era anche il papà, noi eravamo in diretta, c'era Cinzia, qui c'era Alessandro, ed è stato veramente un momento molto molto bello. Oggi che cosa ti senti di dire, voi genitori che avete veramente passato dei momenti terribili in cui pensavate che Giuseppe Pio non ce la facesse più, che non riuscisse dal coma, cioè non uscisse dal coma e non riuscisse a sopravvivere? Sì. Purtroppo siamo ancora scossi, non ti nego che siamo ancora, cioè abbiamo sempre quella paura che possa succedere qualcosa, la paura c'è sempre, ecco.
Però questo ragazzo, insomma, è stato forte, è forte. Adesso è quasi rinato. Tu hai detto come se l'avessi partorito di nuovo. Sì, è come se l'avessi quel giorno che è uscito il 9 febbraio, l'avessi ripartorito, sì. È una gioia, adesso è a casa con noi, non mi sembra vero. Dico, sembra mio marito, ma è vero che c'è. Lui mi dice, sì, è vero, ed è vero anche che purtroppo è successo. Senti, Giuseppe Pio, quelle persone dove sono? Quei ragazzi, che quel ragazzo che ti ha fatto del male, dove si trova adesso? Beh, io sinceramente non lo so, ma penso che comunque molto probabilmente sta vivendo la sua vita come se niente fosse, come se non fosse accaduto niente, quindi molto probabilmente sta brindando per il mio fallimento, però io piuttosto che imparare a correre ai ragazzi vorrei imparare a farli volare, cioè nel senso proprio di sognare ad occhi aperti, a essere comunque una persona non produttiva solo a parole ma anche a dimostrazioni. Cerco comunque di essere tranquillo io e far star tranquilli tutti, perché la tranquillità è un altro tipo di amor proprio. Tu non stai fallendo, tu stai vincendo, Pio. Bravo Edoardo. Perché fallimento? Solo un saluto, Eleonora, rapido un saluto. Siamo in chiusura, Edoardo, devo chiudere. Dimmi. Sì, una parola. Una parola a Papa Giuseppe. Io sono felice, soprattutto questa giornata è piena di gioia e di un bel avvenire. E poi tu sei un cuoco, Pio, ha la passione per la cucina, quindi adesso una ricetta insieme. È un buon gustaio. A voi. Ciao, grazie. Saluti, a noi. Arrivederci. Noi grazie. Continuiamo ciao, il nostro Giuseppe. Impegno. Ciao. Continueremo il nostro impegno coinvolgendo tutti. Grazie.